Se qualcuno vuole dire qualcosa, può provare a usare il microfono oppure scrive in chat. Per adesso c'è Stefania Stealecto, che è uno dei due tutor. Fra un po' dovrebbe arrivare anche Francesco Mannarino, che è l'altro tutor. Francesco vi seguirà soprattutto per quanto riguarda la parte pratica, le esercitazioni da fare, mentre Stefania curerà maggiormente la parte teorica. Riprese in diretta, ma non per, capito, non c'è nessun problema se non voi mi capirete quello di rispettare, diciamo, il calendario Noi che. faremo questo corso sull'ebook, come creare un ebook, mettendo in considerazione che l'ebook si possa essere utilizzato su diverse piattaforme. Le piattaforme sono di tipo come questa qui, un browser, oppure possono essere naturalmente uno strumento come un iPad. Nei diversi sistemi naturalmente utilizzano diversi file. Finale che possono essere attualmente compilati dai programmi. Dei programmi che avevamo a disposizione ce ne sono diversi, tra cui alcuni anche più complessi come quelli della Adobe. In qualsiasi caso io per rendere le cose più semplici ho scelto almeno primariamente utilizzare Calibre, un programma francese, qui durante il corso ho scritto proprio una guida passo passo che permette di creare questi file. Accanto a questo ho anche inserito dei link a dei video presenti su YouTube e anche materiali di supporto di diverso tipo, tra cui anche quello che insomma avevo pensato di fare all'inizio in design, utilizzare l'InDesign di Adobe anche per creare, in qualsiasi caso ho messo i riferimenti alla fine per creare i file. Mi occuperò quasi esclusivamente della parte pratica, anche se poi alla fine tra parte pratica e parte teorica non ci sono molte differenze, anche perché in fondo quando ci sono la parte pratica vi rendete conto che gli argomenti sono poi alla fine identici, tranne il fatto che devono soltanto essere compilati col programma dedicato. Quindi soltanto di questa parte. Che cosa voi farete? Intanto ci sono questi incontri facoltativi su Second Life, poi ci sono delle risposte che voi dovete dare di volta in volta, oppure che dovete che do, argomenti della settimana a cui vorrete prendere parte tramite i forum, e poi ci saranno anche dei compiti, pochissimi in verità, un compito intermedio sia per la parte teorica che la parte pratica e un compito finale che naturalmente riguarderà l'intero corso. I moduli sono quattro, divisi naturalmente in due sezioni, parte teorica e parte pratica. Già dicevo poco fa che si possono utilizzare diversi programmi. Tra questi ne ho scelto uno semplicissimo, tra l'altro open source, che si chiama Calibre. Che generalmente crea un formato standard che senza alcuna pretesa che si può adattare in qualsiasi occasione. Ci sono anche altri formati, tra cui, vi dicevo poco fa, un programma, il migliore in assoluto, gi giustamente, che è il programma InDesign della Adobe. Però per poter utilizzare InDesign occorre naturalmente una certa dimestichezza con il programma della Adobe. Chi utilizza già da diverso tempo Photoshop, allora InDesign sarà semplicissimo perché in fondo si tratta di utilizzare gli stessi strumenti allo stesso modo. Però con InDesign si possono creare degli ebook graficamente insomma, gradevoli, insomma, ad un certo livello. Non che con gli altri non si possa creare, ma con gli altri naturalmente occorre maggiore cura. Anche perché la derivazione degli altri, cioè il modo in cui vengono creati gli altri, in realtà non è prettamente grafico, ma si può dire come strumento di presentazione. Perché possono importare, insomma, con Calibri si può importare da diversi formati, come per esempio PDF, anche formato RTF. Quello che naturalmente è quello che maggiormente consigliato è formato HTML.
La HTML, come si sa, è soltanto uno strumento di impaginazione dei dati, presentazione dei dati. Naturalmente questa impaginazione e presentazione dei dati non è che ha un formato grafico ben definito, anche perché è adattabile su diversi browser, è ben definito. Mentre quello di InDesign, insomma, graficamente è molto ben dosato, calibrato e così via. Quanta memoria richiede? Veramente sono programmi, questo calibro è un programma leggerissimo, va su qualsiasi computer, non c'è un limite inferiore, funziona benissimo anche su un computer che abbia un vecchio XP con anche 256 MB di RAM, non c'è limite. Invece Adobe InDesign. Voglio parlarne ancora per dire che insomma è stato messo alla fine. Adobe InDesign attualmente richiede molte risorse e a seconda della versione. Diciamo che la versione si può dire parte dal Creative Suite 1 e 2, e questa Creative Suite 1 e 2 attualmente hanno bisogno anche di sistemi che vanno da XP in poi, 2 GB consigliati come minimo. Però, insomma, noi utilizzeremo Calibre, non utilizzeremo il programma Adobe InDesign. Con Calibre voi potete utilizzare qualsiasi tipo di piattaforma voi abbiate, sia che sia Macintosh, Linux, sia che sia Windows. Con il software creato, è un software che con l'estensione EPUB, questa estensione può essere attualmente letta direttamente da programmi come Calibri, perché Calibri è anche di per sé un raccoglitore di questi libri, e anche naturalmente un quasi strumento che possa naturalmente leggere questo tipo di formato. Se io lo metto su CD, naturalmente il computer deve leggerlo tramite questo programma o programmi simili. Oppure lo strumento come l'iPad deve naturalmente leggere il CD. Poi può essere anche letto via internet, perché esistono dei naturalmente lo vediamo tramite browser, esistono dei siti particolari dedicati ai libri come Amazon, che sicuramente conoscete, che accettano questo formato all'origine per poter mostrare il libro. Naturalmente il CD deve essere letto dal lettore, dal visualizzatore di pub. Quindi il problema non si tratta di metterlo su CD o di metterlo su un file, su una pennetta. Si tratta che naturalmente ci deve essere dall'altra parte un lettore, un visualizzatore di questi file. Dicevo poco fa, volevo aggiungere, i formati c'è quello standard, di default, che generalmente leggono tutti. Ci sono anche formati particolari che naturalmente Calibre e altri programmi possono leggere. Anche se InDesign generalmente utilizza Adobe InDesign un solo formato. Che differenza c'è tra gli uni e gli altri? Il fatto che naturalmente è mirato direttamente per l'iPad, per esempio, si possono avere delle opzioni grafiche particolari, ma in realtà poi vedrete che la lettura di un testo poi sì, in realtà è un testo a tutti gli effetti, non ci sono grandi possibilità di cambiamento. Allora, per quanto riguarda il prodotto finale, non ho messo un file con estensione EPUB. Per quanto riguarda il formato e la grafica in sé, vi ho già detto in particolare che mentre InDesign riesce a creare, proprio per la sua caratteristica particolare, un formato con una grafica già più gradevole, non vi aspettate che di trovare una chissà quale grafica. In realtà la grafica che potete avere naturalmente sul libro, voi prendete un libro in cui può cambiare la parte, cosa vuol dire, i caratteri, la grandezza di carattere utilizzata, come si presentano i caratteri e così via, ma non più di tanto. In realtà si tratta soltanto di vedere di leggere un testo su un supporto diverso da quello che utilizziamo noi normalmente. Quando parlo di grafica non dico che ci sono una grafica eccezionale. La lettura di un libro non è un problema di grafica, è un problema soltanto di modo in cui esso deve essere visualizzato.
Quello che cambia sotto alcuni aspetti che può essere solo più gradevole, ma per gradevole nel senso che è più carina, ma non più di tanto. È un libro. Esistono altri sistemi, però che non sono attualmente al momento compatibili con il formato EPUB. Anche perché, insomma, non so se avete avuto in mano l'iPad, non è che i libri hanno chissà quale formato grafico, sono dei libri, non più di tanto. Quello che si ha in più e in meno è il fatto che si possono allungare, restringere, insomma, così come faremo con un browser. La gradevolezza maggiore o minore del libro è data soltanto dall'aspetto grafico, ma non più di tanto. Non è un formato multimediale a tutti gli effetti. Se volete avere un formato multimediale a tutti gli effetti, esiste qualcos'altro, qualcosa di differente, però in questo senso noi passiamo dall'ebook, ma passiamo a sistemi multimediali di diverso tipo. In questo caso noi parliamo del formato Flash, ma il formato Flash non è un formato naturalmente dell'EPUB, né utilizzabile. Per formattazione del testo è proprio tutta la creazione dell'ebook, si chiama così. La formattazione del testo significa come il testo deve essere scritto affinché sia digerito dal visualizzatore degli ebook. È la definizione generica con la quale si parla della creazione dell'ebook. E in modo più esteso si può parlare di formattazione del testo quando si utilizzano sistemi particolari perché il testo venga letto in maniera uniforme in tutte le pagine. Per calibro si applicano, ma naturalmente poi bisogna conoscerlo, i CSS, che sono quelli normalmente utilizzati con l'XHTML per rendere uniformi i testi visualizzati su un normale browser. Ripeto, formattazione del testo significa creare un testo che sia digeribile da un lettore EPUB. Non significa che il testo abbia una particolare forma. È la terminologia utilizzata per dire questo. Allora, se si utilizza un formato come PDF, il PDF da lui viene letto così com'è, soltanto che il PDF viene letto come se fosse un formato TXT. Nel senso che è un normale file di testo. La stessa cosa avviene se uno gli fa leggere un formato RTF. La formattazione vera e propria, calibre, la fa utilizzando il formato in origine HTML, però bisogna andare nel codice per modificarlo. Che cosa si può modificare? Intanto le cose principali, tra cui l'indice. Creazione dell'indice che permetterà naturalmente di scorrere il libro partendo dall'indice stesso, e poi come sarà il testo, che rendere uniforme per esempio il font, oppure in alcune parti del testo come centrale, le parole o frasi, però non più di tanto. Quello che fa normalmente, quello che dicevo poco fa, si possono utilizzare anche i codici CSS per avere un formato uniforme per tutto quanto il testo. Però, se voi avete avuto in mano qualche volta un file EPUB sull'iPad, vi sarete accorto che in fondo quello che leggete è un testo a tutti gli effetti, nero, cioè bianco su nero, nero su bianco. Ma non è che avrete chissà quale grafica. I testi come voi li immaginate, i multimediali come voi vi aspettereste che sì, in realtà non sono dei testi EPUB, non sono assolutamente questo, sono tutt'altra cosa. Siamo già nel mondo della multimedialità e siamo al di fuori di questo campo. Francesco, scusa, anche a beneficio di chi sta ascoltando dal web, in chat hanno scritto qualcosa. Per esempio, Siennax ha detto: io come prodotto libro multimediale conosco DataPages 1.2, prodotto francese, dove inserisci suoni e immagini. Quando noi parliamo di ebook, parliamo a tutti gli effetti di un formato che sarà questo qui, punto EPUB.